Marco Mencarelli, vittoria 3-2 con gli Stati Uniti, non una vittoria semplice, diciamo che il finale è stato davvero incredibile. Sì, 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 però i significati sono tanti di questa partita. Il primo è che all'inizio della gara a un certo punto mi sono girato verso la squadra avversaria e mi sono in quel momento reso conto che stavo giocando contro Karski Rally. Emozione infinita. Poi successivamente abbiamo impiegato un pochettino a stabilizzare il nostro gioco e quando abbiamo trovato un po' di stabilità nel nostro gioco, sinceramente ho visto una grande Italia, veramente un lavoro ordinato, un grandissimo lavoro di muro difesa, qualcosina da mettere a posto sulla difesa perché magari qualche palla in più si poteva anche andare a recuperare, andare a cercare. Però sicuramente è una grandissima organizzazione, un'ottima organizzazione del cambio palla, ci ha permesso pian pianino di tenere continuità e questo ha facilitato un po' le cose. Sapevamo che loro qualche errore lo commettono ogni tanto e questo chiaramente ci ha permesso di arrivare costantemente punto a punto. Un po' di coraggio nel finale, però ci abbiamo creduto, per cui era difficile crederci magari con 4 punti di distacco, ci abbiamo creduto, abbiamo preso coraggio, abbiamo forzato il servizio, abbiamo fatto delle opzioni di muro importanti e questo ci ha permesso di raccogliere i break necessari per metterli in difficoltà e chiaramente magari indurli anche a qualche errore che hanno fatto nell'ultima palla. Tra le note positive, due in particolare, la grande prestazione di Valentina Diouf e il rientro di De Gennaro. Sì, non c'è dubbio, ma la grande prestazione di Valentina Diouf è perché abbiamo avuto una squadra attenta anche tutta la partita alle situazioni nostre di cambio palla, quindi anche ai movimenti dei nostri centrali e questo ha permesso a Valentina di essere sempre in una situazione vantaggiosa per lei, quello di sfruttare l'altezza e la potenza del suo colpo chiaramente. Micidiale in contrattacco perché le palle che sono arrivate lei ha fatto veramente un uso intelligente anche dal punto di vista tattico. Per De Gennaro? Discreta partita direi, al rientro dopo un periodo così lungo di mancanza di palla, relativa mancanza di palla, insomma, mancanza di allenamento di squadra, direi che è stata una prova più che positiva sicuramente, ma l'aspetto positivo è anche la tranquillità che ha dato poi alla linea di ricezione, che nel complesso è andata bene.